prefettura, il primo posto a livello nazionale, il premio del CEPEL del Ministero della Cultura. Siamo molto contenti ed onorati di aver vinto questo premio grazie a due iniziative che abbiamo messo in campo e che stiamo portando avanti: Storie Pop, racconti di storia del folklore, e Librerie Escluse. Grazie a queste iniziative continueremo con il premio che abbiamo vinto Pietra Catella Legge e porteremo avanti iniziative per la promozione della lettura nel nostro piccolo borgo. Storie Pop, racconti illustrati dal folklore molisano è un libro composto da 7 storie che raccontano le tradizioni di 7 comuni del folklore del Molise. Il comune in capofila è Pietra Catella. In ogni storia troveremo una immagine che descrive la festa e una narrazione che ci dà degli elementi di tipo storico, del territorio, della gastronomia di quel territorio, per ricostruire il patrimonio storico tradizionale. Gli altri comuni sono Gildone, Ielsi, Toro, Riccia, Para e Gambatesa. Alla fine del libro potete ascoltare le storie inquadrando il codice QR e accedendo alla pagina delle videoletture. Libreria Escluse è un progetto per portare un servizio dove il servizio non c'è e nelle aree interne. La vendita del libro attraverso la cooperazione di due nostre cooperative e il sostegno del Crudium attraverso il progetto Creare. Just Mo è l'impresa culturale e creativa molisana che ha realizzato entrambi i progetti, la Libreria Escluse e Storie Pop, racconti illustrati dal portore molisano. Collaborare con le altre realtà locali, amministrative e imprenditoriali è stato essenziale per raggiungere questo importante traguardo che oggi abbiamo vissuto qui alla Nuvola di Roma.